pubblico delle grandi occasioni, più che derby, sfida molto sentita al Bonolis, sarà un altro snodo cruciale. È il momento di spingere forte, la gara con il Cesena ha dato maggiore consapevolezza e convinzione. Il Pescara più bello della stagione, negli ultimi 5 incontri 12 punti, la squadra che ha fatto meglio, ma ogni partita fa storia a sé. Guai cullarsi, Teramo rivitalizzato dal blitz sul campo della Fermana, che in casa non perdeva addirittura dal 19 settembre. Un solo indisponibile, Mirko Drudi, il match winner dell'ultima sfida, si è fermato nel corso della rifinitura per un affaticamento al polpaccio. Recuperato Giambo, il probabile 11. Tra i pali Sorrentino, convocato da Alberto Bollini, CT della Nazionale Under 20. Complimenti strameritati. In difesa Zappella e Giannes, Ingrosso e Veroli. A metà campo Pompetti, Derisio e Pontisso. Davanti Clemenza e Rauti a supporto di Ferrari. Se così fosse, panchina per l'ex Cancellotti, Frascatore e Dursi. Auteri. Non sono stupido e so che per loro è la gara della stagione. Poi al di là degli obiettivi, noi di questo ne siamo consapevoli, ma a 6 giornate dalla fine noi dobbiamo spingere forte, il piede sull'acceleratore, essere continui, pronti, attenti, concentrati, avere idee, ma quello è un fatto indiscusso. E si gioca per vincere, perché tanto a 6 giornate dalla fine speculare conta poco, si gioca per imporsi. 20 punti di differenza, Teramo quota 36, di cui 16 conquistati al Bonolis, dove ha vinto solo 4 partite, ben 7 le sconfitte, appena 13 le reti realizzate davanti al pubblico amico in 15 gare. Tutti i numeri che naturalmente lasciano il tempo che trovano. A gennaio innesti mirati soprattutto d'esperienza e cambio di modulo dal 4-3-3 al 3-4-3. Nel nuovo anno 17 punti in 12 partite, 5 successi, altrettanti KO e 2 pareggi, senza mezze misure l'11 biancorosso, privo di Boa, Cucurullo e Bellucci. Il probabile 11, Perucchini, Trepali, Jacoponi, Soprano e Codromaz nel cuore della difesa. Sulle fasce Lombardo e Mordini, a metà campo conferma per Fiorani al fianco di Capitan Arrigoni. In attacco il tridente Malotti, Bernardotto, Rosso. Il tecnico Federico Guidi. Una squadra costruita per il vertice della classifica, un allenatore ipernavigato che è un punto di riferimento per noi più giovani, ha vinto tantissimi campionati. Dobbiamo essere molto bravi a cercare di limitare quello che è il loro palleggio e quindi la capacità di pressione e di pressing sulla palla è chiaro che sarà un tema importante. Allo stesso tempo, quando avremo la palla noi, dobbiamo avere il coraggio, la personalità di rischiare anche delle giocate difficili per mettere sulla difensiva il Pescara, che è una partita che non amano fare. È una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto, che fa del possesso così come il Cesena. Ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. In campionato l'ultimo precedente risale al 26 gennaio 2003, teatro della sfida, il vecchio comunale ricco di storia, rimasto nel cuore dei tifosi teramani. Match avvincente, spettacolare malgrado il fondo infido e solo in teoria refrattario alle giocate di fino. Da una parte il Teramo di Luciano Zecchini, capace di giocare il calcio più bello del girone, dall'altra il Pescara di Ivo Iaconi, promosso in B attraverso dei playoff memorabili. Finì 1-1, gran gol di testa di Biancone, ispirato da Giampaolo, altresì da applausi, il pareggio di Motta, innescato dal delizioso velo di Gianluca De Angelis.